Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Braccoteno TV. Oggi avremo da intervistare la collaborazione della delegazione delle Marche, impersonata da Irene Vitaliti, che a breve faccio entrare, però prima di entrare volevo darvi alcune comunicazioni. La prima è di seguire i nostri canali, sia Facebook che YouTube, che ci fareste un grosso favore. E la seconda, volevo informarvi delle prove che ci saranno nelle prossime settimane. E sto parlando del weekend del 25, che ci sono delle prove sia a Centro Italia che da noi al sud, in particolare a Taranto, e quindi a cui potrà partecipare chi vorrà, e a breve saranno aperte le iscrizioni. Quindi mi auguro che queste due speciali bracco italiane siano ricche di bracchi e che si possa dare un ottimo contributo agli organizzatori che si stanno spendendo molto in questi giorni per organizzare le prove, perché non è assolutamente cosa facile. Io non lo sapevo e lo sto scoprendo in questi giorni, sentendoli quotidianamente, dall'organizzazione della selvaggina ai permessi dei terreni, fino ad arrivare alla ricerca del giudice ideale che sia disponibile, soprattutto non è assolutamente semplice. Quindi mi auguro che per le prove di lavoro che ci saranno a Viterbo e la prova di lavoro organizzata a Mottola in provincia di Taranto, il 24 a Viterbo, il 25 a Taranto, ci sia un cospicuo numero di partecipanti che possa far sì che le manifestazioni riescano. Ecco perché proprio la settimana scorsa abbiamo parlato con Nino Randazzo del fatto che alcune prove, soprattutto da noi al sud, vengono poi annullate per mancanza di partecipanti. Io mi auguro veramente che questa cosa non succeda e che ci siano iscritti e che l'evento riesca, in modo tale che ci potremo divertire tutti quanti insieme. Ora, possiamo iniziare la serata. Scusate questo excursus iniziale. Faccio entrare Irene, la nostra ospite. Buonasera Irene, benvenuta. Buonasera. Allora, Buonasera a Irene, tutti. Allora, io sono iniziamo con te. con Presentati magari perché qualcuno non ti conosce. Tu sei la collaboratrice della delegazione delle Marche. Esatto, io sono Irene Vitaliti, sono la moglie del dressèr Giulio Tirotti e per anni, anzi per 27 anni, ho collaborato con lui nel centro cinofilo per quanto riguarda toletta, alimentazione, sanitario e pensione soprattutto. E perciò 27 anni fa ho conosciuto il Bracco italiano in tutte le sue bellezze. E Questo. quindi praticamente hai già esperienza sul bracco italiano, l'hai trattato, Ho hai visto imparato tante tanto. conduzioni, hai imparato anche, insomma, Ho un po' sui imparato campi di prova, tanto. ma anche nei ring, quindi diciamo che hai Sì. una buona esperienza di quella che è la razza. Esatto, perché. Ma nel momento in cui si è formata la delegazione delle Marche con il nuovo consiglio, no? Quando hai scelto di farne parte? Com'è andata? Diciamo, raccontaci un po' Guarda, ho il tuo deciso di fare questa incarico. nuova esperienza perché Alessandro Carpinetti, che è il delegato delle Marche, aveva bisogno di un aiuto per quanto riguardava tutto quello che era il web e per gestire la delegazione. A quel punto, conoscendo Alessandro da tantissimo tempo, veramente da tantissimo tempo, gli ho chiesto se voleva che facessi parte della delegazione per aiutarlo. Mi ha detto di sì, era molto contento e a quel punto ho iniziato la mia avventura con la delegazione Marche. Questa avventura bellissima perché la prima cosa che ho fatto, logicamente lui non gestisce il web, perciò ho iniziato a gestirlo io, ho creato una chat, una bellissima chat dove dal nulla praticamente siamo arrivati a 43 braccofili. Perciò abbiamo nel giro poi di un mese, perché io l'ho presa all'inizio di gennaio questa cosa, perciò diciamo che nel giro di pochissimo tempo siamo diventati tantissimi. Questo merito alla gran voglia comunque delle persone che fanno parte di questa chat, perché veramente la delegazione Marche si è mossa subito con ragazzi giovani e meno giovani alla ricerca di braccofili in giro per le Marche.
La cosa importante che ho fatto, e adesso io ti spiego perché l'ho fatta. Allora, io la cosa importantissima che ho fatto è che ho chiamato ognuno di loro, praticamente ho passato il mese di gennaio al telefono tutto il giorno, però ho chiamato ognuno di loro chiedendogli se voleva far parte della delegazione e se aveva voglia di crescere insieme per il bene del branco. Ognuno di loro come proprietario, come cacciatore, e vedere un attimino insieme di poter creare qualche cosa. La cosa bella che io ho tentato di trasmettere al gruppo è il fatto che comunque sia io ho militato nel rugby perché mio figlio ha giocato a rugby per 15 anni e il rugby mi ha insegnato delle cose importantissime, veramente molto importanti. Prima di tutto il senso di umiltà, che è importantissimo, perché è veramente importante, e il senso di aggregazione. Questa aggregazione è intesa come senso di, praticamente, di appartenenza di un gruppo. Questa appartenenza perché? Perché ognuno di noi della chat praticamente collabora ognuno con l'altro, ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha la propria esperienza. Con i cani, perciò ognuno di loro può dare una mano, un'idea per nell'andare avanti, perché essendo poi una giovane praticamente delegazione, perché siamo tutti molto aggregati da poco più di un mese, infatti facciamo il primo pranzo il 18, essendo insieme da un mese, comunque sia, abbiamo già una gran voglia di lavorare tutti quanti insieme. Questo è fondamentale perché era una delegazione, diciamo, dove c'erano tante, tante persone, perché la regione delle Marche è una regione in cui la caccia è molto sentita, Ha dei quindi i bellissimi cacciatori ci territori. sono, gli eventi cinofili a livello espositivo non mancano anche, quindi è Infatti. stata una regione che ha tirato fuori grandi cinofili, anche di altre razze sto parlando, e quindi ci Sì. voleva insomma la reunion di tutti quelli che erano gli interessati al Bracco Italiano, che noi di Bracco Italiano TV forse abbiamo conosciuto negli anni passati perché mi chiedevano informazioni su quella che era la delegazione delle Marche. Finalmente ora siete riusciti a convogliare il tutto e a creare questo ottimo team che io sono sicuro darà veramente tanto alla Braccofilia, perché è anche un team e non è da tutte le regioni, è variegato, diciamo, con gente un po' di tutte le età che possono apporre in base alla propria esperienza il loro supporto. Ma la cosa bella infatti è proprio questo, perché noi all'interno non abbiamo, abbiamo sia cacciatori che non cacciatori, ok? Ognuno porta la propria esperienza e ognuno comunque fa parte della delegazione. Perché? Perché comunque sia, dobbiamo sempre portare avanti il Bracco Italiano, ok? O che lo porti avanti come proprietario, come semplice proprietario del Bracco, o lo porti avanti come cacciatore, o addirittura lo porti avanti dal punto di vista venatorio. Il mio fine è ovvio, che è quello di riuscire dopo un domani, quando siamo ben cresciuti, perciò al momento giusto, magari quest'altro anno che siamo già più uniti, di arrivare a fare le prove di cartello, come rimettere la prova a selvatica battuto di Cagli, che era la grandissima prova che si faceva qui. Questo però va fatto con un percorso. Questo percorso all'inizio deve essere fatto con dei meeting dove incontriamo veterinari, dove incontriamo handler, dove incontriamo addestratori, dove incontriamo giudici specialisti nella razza, ok? E dove incontriamo anche la possibilità di poter capire da veterinari come funziona bene la riproduzione, come l'alimentazione e tutto quanto. Perché se noi impariamo e gestiamo per bene fin dall'inizio un bracco italiano, per il suo bene e per il bene della nostra razza, a quel punto arriviamo piano piano ad avere la possibilità di poter fare le varie prove. Faremo Certo. raduni, faremo prove internostre per vedere un attimo com'è messa la situazione, fino ad arrivare, perché molto spesso anche proprietari, cacciatori di bracchi italiani hanno voglia di portare in prova i propri cani. Ed è giusto che abbiano la possibilità di arrivare a preparare un cane in una certa maniera per essere presentato.
È Sì, giusto anche beh, quello. proprio la settimana scorsa si parlava della difficoltà, no, che può avere il proprietario medio, perché dice: io mi trovo a competere molto spesso con i dresser che hanno la possibilità di allenare tutti i giorni, eccetera. Voi avete in tal senso un'ottima opportunità, quella di poter avere un dresser in regione che può spiegare, forse anche più di uno, che può spiegare, può aiutare i ragazzi, in questo caso, comunque tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle prove, a come lavorare meglio. Certo, ma anche giudici specialisti, di fare un meeting con un giudice che è specialista della razza, che spiega esattamente come il cane va portato, va bene, è importantissimo perché io lo dico sempre, non si finisce mai di imparare, bisogna imparare per bene, avere delle basi su cui poi dopo andare avanti. Quello è importante, perché se Certo. noi non creiamo delle basi, non creiamo delle basi solide, per andare avanti, tutto ciò che viene dopo le varie gare, perché è ovvio che noi, cioè lo dico per me, perché quello a cui voglio arrivare il fine con questa delegazione è riuscire a fare la Coppa delle Delegazioni, quantomeno a partecipare con una bella squadra. È ovvio che per arrivare a questo c'è da lavorare, dobbiamo lavorare per la soddisfazione di tutti. Sì, Questo è perché no. tutti, anche il piccolo cacciatore che sa di avere un buon cane in mano, che gli dà belle soddisfazioni, e anche la sua soddisfazione di saperlo condurre e portare. Questo Io dobbiamo far capire. sono convinto che ce la farete, anche perché non vi mancano le figure di riferimento, cioè tutto ciò che hai detto all'interno della regione è presente. Quindi io credo Sì. che le Marche sia sempre stata una regione fortunata, che però non ha mai capito la fortuna che aveva, a confronto di alcune regioni dove magari c'è un po' meno densità, c'è un po' meno cultura anche di quello che è la caccia, l'ambiente caccia in generale, perché magari i cacciatori ci sono, però non c'è un ritrovo, non c'è la cultura di ritrovarsi, e quello fa tanto anche per poi Fa magari. tantissimo, ma infatti è quello, ma noi abbiamo tante possibilità qua nelle Marche, veramente, veramente tante, anche dal punto di vista di esposizioni, perché come hai detto tu prima, qui è veramente abbiamo la possibilità di portare i cani in esposizione, di non arrivare chissà dove, perché comunque abbiamo grandi possibilità qui, e di vedere e di imparare come divertirsi col cane sul ring, anche quello è importante e anche quello serve alla razza. Assolutamente. Ecco perché Assolutamente. dico, l'unione delle persone che siano dal punto di vista venatorio cacciatori e che siano invece semplici proprietari di cani è importantissimo, perché comunque riescono a dare un aiuto e comunque sia ad avere soddisfazione dal bracco, essendo amanti del bracco italiano, sia dal punto di vista di bellezza che sia dal punto di vista venatorio. Ecco perché. E Irene, ciò c'è senti, spazio ma per tutti. no, ma questo è fondamentale, assolutamente ci deve essere per una crescita continua di quella che è sostanzialmente la delegazione in tutte le regioni, poi non solo nella vostra. Ma ti voglio chiedere, dato che, diciamo, conosci bene o male il territorio della tua regione, eccetera, qual è la zona che tu reputi più attiva, da cui ti aspetti di più? Allora, noi siamo nati adesso, perciò devo dire che non posso dire qual è più attiva o qual è meno attiva perché siamo nati ora. È ovvio che io già ho dei punti di riferimento perché comunque sia sono riuscita a tenere questo gruppo che si svolge praticamente da sud a Pesaro Urbino, Macerata, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, scendiamo giù. Però ho dei ragazzi giovani all'interno della chat, della delegazione, che comunque mi stanno dando una mano per tenerci sempre tutti uniti, che quello è importante. Ora, è ovvio che all'inizio la zona migliore dove noi possiamo partire è questa di Cagli, perché qui a Cagli comunque abbiamo la possibilità della riserva dove ci può dare la possibilità di poter muoverci, di poter vedere i cani e tutto quanto. Abbiamo la possibilità di avere qui diciamo una base, una location dove poter fare le riunioni e dove poter fare i meeting. Però anche questo, oltre a questo, io sto già organizzando per, ho detto, il primo pranzo è il 18.
ma anche gli altri pranzi e così via. Dovremmo imparare anche a muoverci, perché magari la persona che si fa 200 km per venire a Cagli, magari la volta dopo ci muoviamo noi da qua da Pesaro Urbino e andiamo giù e ci muoviamo noi, capito? E non, Certo. come base fissa non la tengo, perché è giusto che tutti quanti, un po' per uno, dobbiamo riuscire a vederci e dare la possibilità di vederci tutti quanti. Perché l'importante, come ho detto prima, il gruppo deve essere sempre unito. Assolutamente. Perciò Sì, è bene dai che rimanga l'opportunità. un po' itinerante, perché tanto ci sono belle zone ovunque, in qualsiasi provincia, diciamolo. È un ottimo esempio, diciamo, da cui potrebbero prendere spunto più di qualcuno, questo qui, insomma, perché ci sono regioni molto lunghe, ci sono regioni che si percorrono chilometri e tra una provincia e l'altra distano anche parecchie ore, quindi Esatto. assolutamente è scorretto andare a farlo in un punto dove magari c'è gente che viene penalizzata. Ti voglio chiedere a questo punto, secondo te, quali sono gli eventi di tua competenza più significativi? Cioè, tra esposizioni e prove, se uno è un braccofilo, dove gli consiglieresti di partecipare? Allora, prima di tutto, quando la rimetteremo, la prova selvatico abbattuto a Cagli, che è la più importante di tutte, assolutamente, qui, ora. E logicamente, al momento che uno ha i cani pronti, tutte le prove di cartello che sono nella zona e anche nelle zone vicine, pure le esposizioni, ad esempio, abbiamo tanto belle, abbiamo Ancona che ci fa un'esposizione internazionale meravigliosa di 3 giorni. E abbiamo comunque sia la Romagna vicino, perché in ogni caso abbiamo sempre la Romagna vicinissima, poi alla fine non è così distante. Ebbene, riuscire a partecipare, visto la posizione comoda che noi abbiamo, a partecipare a più possibile a tutto ciò che sono le esposizioni ENCI e le prove di cartello dal punto di vista venatorio. Però tutto questo, lo dico sempre, bisogna arrivarci. Cioè bisogna un attimino capire per bene prima i proprietari, la volontà dei proprietari, come poter arrivare, come dobbiamo lavorare per far sì che quando andiamo facciamo una bella figura. Perché il crescere, intendevo, nell'essere preparati, perché non si deve pensare che fare le prove di cartello sia una cosa semplice, assolutamente, perché le prove venatorie sono molto, molto, molto difficili per un semplice cacciatore, perché il cane deve stare in determinate regole e deve muoversi in una certa maniera. Perciò, piano piano, stessa cosa vale sul ring, eh? Il cane non può presentarsi sul ring così. Il cane deve essere preparato per essere portato sul ring. Assolutamente. Allora, siccome noi lavoriamo per andare dove si può fare bella figura sempre, le basi vanno gettate. Dobbiamo fare alcuni meeting, dobbiamo lavorarci sopra e piano piano capire quali sono i migliori cani che possiamo portare avanti. Questa è una cosa fondamentale, anche perché io ricordo quando ho iniziato con i bracchi italiani c'era veramente poca preparazione nei ring. Devo dire che l'ultimo raduno mondiale che ho visionato in toto il livello si era alzato, però c'è Sì. comunque da lavorare, insomma, soprattutto i neofiti, è giusto che imparino a presentare i cani in ring, così come in prova, perché poi alla fine sono due facce della stessa medaglia, sostanzialmente, Infatti, morfologia e funzione. infatti, infatti, è proprio per quello, perché anche il semplice proprietario che non va a caccia, però si può divertire sul ring. Ha un bel cane, un cane ben costruito ed è giusto che riesca a portarlo e praticamente far vedere sul ring la bellezza del suo cane. Però bisogna saperlo posizionare, bisogna saperlo condurre e tutto quanto. Stessa cosa vale in prova. Le qualità del cane vanno esaltate e va preparato per bene. Questo è quello che bisogna fare. È importantissimo. Forse lo ridirò 20.000 volte, però è importantissimo. È veramente importante.
No, 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 ma avete sicuramente l'opportunità e le possibilità di fare un buon lavoro su tutto e vi auguro che riesca, perché poi alla fine l'obiettivo è quello, di creare un miglioramento che poi porti risultati e i risultati saranno della delegazione un po' di tutti quanti. Cioè il bello è anche che magari chi oggi non ha le possibilità, perché poi alle volte i risultati si raggiungono anche grazie al cane, non solo al conduttore, no? Soprattutto nell'esposizione, ma anche nelle prove di lavoro. Voglio dire, se il cane non va, non ha naturalmente delle doti, non riesce a ottemperare la prova. E quindi, magari uno un po' più sfortunato che non ha il cane, che ha avuto magari dei problemi, ha avuto delle non riesce a partecipare a queste manifestazioni, comunque sentirà suo il risultato dell'altro e viceversa, si può creare una sorta di gruppo. Ma infatti Quindi l'importante è proprio quello, cioè creare il gruppo. Tutto questo logicamente viene fatto per il Baracco Italiano, viene fatto per migliorare la razza e far sì che magari vengano all'occhio alcuni cani che rimarrebbero nascosti. Questa è la sì. cosa, perché molte volte succede magari che proprietari, ripeto, sia cacciatori che non, potrebbero avere in mano dei cani molto importanti. E magari non riescono a far sì di uno non magari non sanno che tipo di cane hanno in mano, perché magari non riescono a vedere tutte le sue doti. Va bene, ecco perché serve conoscenza e preparazione. E poi soprattutto il fatto di portare avanti la razza. La razza è una razza che negli ultimi anni si è fatta vedere parecchio. Perciò è Sì, giusto che e adesso magari siamo noi. chi non ha il cane importante viene trascinato dal gruppo anche solo a vedere, a rendersi conto per poter fare poi una valutazione e andare a scegliere il secondo cane o il terzo cane con Certo, delle qualità maggiori che gli certo. permettano di competere, se vogliamo chiamare così O la anche che magari ha un perfetto cane meraviglioso e non aveva mai pensato, ad esempio, di portarlo sul ring. Sì. Oppure ha, come ti ho detto prima, un cacciatore che ha un grande cane in mano e basta sistemarlo e metterlo in ordine e tutto quanto per poterlo poi lavorarlo un po' per poterlo presentare. Cioè queste cose sono importanti perché comunque più bracchi si fanno vedere, più bracchi lavorati bene e soprattutto bei bracchi si fanno vedere, questo gode soltanto della razza. Anche perché poi Assolutamente. quello Noi che il si lavoro che deve. dobbiamo fare noi è quello, cioè secondo me il lavoro che deve fare un delegato è quello di sviluppare il più possibile il senso del portare avanti il Bracco Italiano, perché noi serviamo a questo, quanto No, tu hai penso fatto io. un ragionamento giustissimo sul fatto che hai detto voglio andare step by step, no? Però la Certo. cinofilia ufficiale comunque va detto questo, dà la possibilità, nel senso se parliamo di esposizione possiamo partire dalle esposizioni regionali per poi arrivare a delle Bravo. nazionali e a delle internazionali, europea e mondiale. Se invece parliamo di Perfetto. prove di lavoro, la stessa cosa, possiamo iniziare da una PQN. E per arrivare a una prova a selvaggia naturale, poi abbiamo starne specialistiche e roba Hai varia. capito perfettamente esatto, il percorso che io intendo portare e fare è proprio quello, perché come noi facciamo la scuola dall'asilo fino ad arrivare all'università, stessa cosa dobbiamo fare con i cani, uguale. Perché poi il cane, tra le altre cose, parliamo magari della cosa più semplice dell'esposizione, il cane che ti inizia da una regionale, piano piano ti arriva all'internazionale, che già si sa, è più sciolto lui, sei sciolta te come proprietario, e il cane si muove meglio. Si è già abituato a che cos'è il ring, a tutte le pressioni che ci sono, i vari rumori quando vengono fatte al chiuso e tutto quanto. Questo il cane si abitua e si diverte pure, perché a quel punto il cane è tranquillo e si diverte anche il proprietario. Stessa cosa con le prove di lavoro. I cani Okay. piano piano vanno portati Io fino a avrei fare voluto step by chiederti step. quali erano gli obiettivi per migliorare, però è una delegazione nata da poco sostanzialmente. Quindi
Se un po' hai conosciuto quelli che sono i membri della delegazione, no? Li hai sentiti per telefono, altro Tutti, l'altro per giorno. telefono noi ci sentiamo, guarda, io continuo a sentirli non solo in chat, ma anche privatamente. Li sento in continuazione, perché è importante. Ti chiedo che cosa ti aspetti da questi soci, diciamo, da questi membri della delegazione. Mi seguano. Mi aspetto che mi seguano, E dove vuoi perché arrivare? Dove vuoi arrivare? io voglio arrivare, io l'ho detto prima, vorrei arrivare ad avere una bella squadra per la Coppa delle Delegazioni. Questa è la cosa che c'ho proprio fissa, è quella a cui voglio arrivare. Per dire ci siamo anche noi, siamo ben preparati e ci siamo. Questa è quella a cui voglio arrivare a tutti i costi. E poi comunque sia vorrei dare un segno diverso. Questa è la cosa che sto. Mi sono buttata a capofitto in tutta questa storia per dare un segno completamente diverso, cioè. Noi come delegati, se dobbiamo fare il delegato, dobbiamo farlo in maniera da dover. Comunque io ho detto dall'inizio con tanta umiltà, perché anch'io per prima devo crescere, ok? Perché io per prima sto dando una mano a Carpinetti, ma io per prima che mi ha dato carta bianca, va bene, però anche io per prima devo crescere come delegato. Allora, e anch'io devo fare step dopo step. Però quello a cui voglio arrivare e quello che secondo me bisogna fare è stare dietro ai tanti braccofili che magari sono sperduti da soli, come erano le 43 persone che sono nella chat. Prima erano sperduti da soli. Ora io ringrazio Dio, io ho iniziato con 5 numeri di telefono. Da quei 5 poi dopo si è sviluppato un guarda, conosco quello col bracco italiano, quel cacciatore amico mio, così lo chiamo. Quell'altro, guarda, appena preso un cucciolo, quello adesso lo vado a cercare, lo chiamo, lo prendo. Siamo diventati 43. Ma se io non stavo tutto il giorno al telefono con loro, noi non saremmo mai saliti a 43. Se noi non, le persone non vengono chiamate e coinvolte, rimangono braccofili da soli. Che per amore della razza si comprano il bracco italiano, vanno a caccia col bracco italiano oppure hanno il bracco italiano a casa e finisce là. Il nostro lavoro è diverso. Il nostro lavoro è coinvolgere e portare a un fine. Questo è. Ecco perché ti dicevo prima del rugby e del senso di aggregazione e che ognuno di noi è importante, perché ognuno di noi è importante. Ognuno con la propria esperienza, ognuno porta comunque sia un qualcosa. Se noi lavorassimo, capisco che ogni delegato ha tante cose da fare, per carità di Dio, però dobbiamo lavorare sulle persone, sempre per il bene della razza. Io credo Irene, fermamente pensi? in questo e spero che la chat e tutti i miei bravissimi braccofili che mi seguono riescono a capire quanto sia importante tutto questo per arrivare insieme a un fine. È importantissimo. Assolutamente. Ma Sì, vi ma siete infatti già proprio per. interfacciati con qualche gruppo cinofilo per l'organizzazione degli eventi? Allora, io logicamente ancora non ci siamo mossi perché faremo, ti ho detto all'inizio, per qualche mese facciamo dei meeting. Ok? Perciò, adesso organizzeremo questi meeting. Perciò, ora come ora, no. È anche vero che comunque sia ho gruppi cinofili a disposizione un po' per, diciamo, un po' per tutta la regione. Assolutamente. Ovvio, io sono qua a Cagli e c'ho il gruppo cinofilo di Cagli che non, senza nessun tipo di problema. Però è anche vero che abbiamo altri gruppi cinofili comunque sia dove che possiamo contattare e cui sicuramente avrò la possibilità di non avere nessun tipo di problema. Però tutto questo dobbiamo sempre farlo piano piano, assolutamente. Perfetto. Senti, Irene, a conclusione di quelle che sono le mie domande, perché bene o male abbiamo parlato un po' di tutto, ti chiedo, avresti qualche consiglio da dare a un delegato regionale, magari a regioni che non hanno la tua stessa fortuna di avere questo gruppo che ti aiuta e che magari devono andarselo a cercare anche o a Ma crearlo io così proprio? ho fatto, nel senso che io quello che dico io quello che ho fatto è questo. Io sono stata al telefono e cercando le persone. Ho cercato le persone e ci ho parlato personalmente. Devi sapere che alcune persone del gruppo mi hanno ringraziato perché ho alzato il telefono e personalmente le ho invitate.
Addirittura io ho un ragazzo di Pescara, dove ho chiesto il permesso di poterlo inserire con noi perché era solo soletto lassù a Pescara, e che è con noi ed è stato il primo che mi ha ringraziato. Dice: io sono sempre avuto il bracco, ma stavo da solo. Sì, Questo è perché quello che la secondo me è delegazione Abruzzo, sbagliato. diciamolo, non esiste, no? Non c'è Esatto. nessuno in Abruzzo. L'errore sta lì, cioè l'errore è, secondo me, se ti devi dedicare a questo, devi riuscire. Io capisco che forse sarà una follia quella che dico, però io così ho fatto. Io mi sono attaccata al telefono, ho iniziato a cercare, ricercare e tentare di trovare più persone possibili, perché nessuno va lasciato da solo. Noi lavoriamo, allora il Bracco Italiano non ha dei numeri come il setter, giusto? Perciò noi dobbiamo portare il Bracco Italiano a un certo livello. Per portare il Bracco Italiano a un certo livello di conoscenza, perché il Bracco è una razza bellissima, è bellissima, ha delle doti meravigliose, stupende, che vanno bene ti ho detto, dal semplice cacciatore alla persona dentro casa. Ha delle doti meravigliose, meravigliose. È giusto che noi lavoriamo per farlo conoscere di più, sempre di più, non dobbiamo mai finire. Perché, come Il dicevano i discorso è che vecchi, ha delle doti che vanno bene veramente per tutto, perché ce lo puoi esatto. mettere a fare qualsiasi cosa. Hai capito? È un cane che ha bisogno. Allora, nel rugby si dice sempre lavorare bene per dopo non trovarsi mai male dopo, perché lavorando bene con i giovani, con i piccoli pulcini, comunque avrai una squadra nel domani in Serie B, giusto? Quello che dobbiamo fare noi è questo: lavorare bene con i nostri, con le persone attuali e con i nostri giovani. Lavorare bene con loro, perché piano piano, facendo conoscere sempre di più la razza, dal punto di vista, lo ridico, è importante che sia venatorio ed esposizioni, lì facendolo vedere sempre di più, cresciamo anche con i numeri. Noi abbiamo dei bravissimi allevatori che selezionano il bracco in maniera stupenda in giro per tutta Italia. Va bene? È giusto che dall'altra parte ci sia chi dà una mano a questi allevatori che selezionano così bene e portiamo avanti il Bracco Italiano. Questa è la cosa su cui io credo fermamente, su cui io mi impunto da morire. Anzi, mi è venuta pure in mente una cosa: che il prossimo anno farò un pranzo dove farò un premio come delegazione Marche e darò un bel regalo a chi praticamente si è fatto vedere più sia in esposizioni che in prove di lavoro. Così lo Devi fare la classifica, eh? Segna, segna. Fai la faccio. lavagna con la classifica e i punteggi soprattutto. Assolutamente sì, mi è venuto in mente, farò anche questo E per oggi stiamo forza. togliendo. Chi ci sta guardando? Sono 41 persone. Sono tutte quelle Ammazza. persone che abbiamo tolto a Sanremo. Quindi il Fanta Sanremo e il punteggio che diamo ai membri della delegazione siamo lì. 41 persone, vedi? 41, 41. Tu non ci pensare, però, non ci pensare. Tu stai parlando solo con me. Senti, io ho concluso sostanzialmente quelle che erano le mie domande. Non lo so se tu vuoi aggiungere qualcosa, perché bene o male, mi hai risposto un po' a tutto quello che avevo intenzione di chiederti. Quindi se vuoi aggiungere qualcosa, se no passiamo direttamente a quelle che sono le domande del pubblico e gli interventi che stanno facendo. No, io quello che mi premeva dire era il motivo perché ho preso questa delegazione, perché ho voglia di condurla in questa maniera, che per me è molto importante. È Ok, sì. ovvio, amo il Bracco Italiano, ho conosciuto il Bracco, sono 27 anni che conosco il Bracco Italiano, perciò in tutte le sue fasi, in tutte le sue crescita, comunque come razza e tutto quanto, ho potuto capire tante tante cose. Ed è importante, quando credi in una razza devi assolutamente portarla avanti in tutto e per tutto. Considera che io, comunque sia, sono conduttrice cani da tracce da limiere e allevavo bassotti. Ok? Ho lasciato perdere il tutto proprio per seguire il Bracco Italiano, perché comunque è una razza meravigliosa, stupenda.
Veramente stupenda. E bisogna avere una delicatezza particolare con loro, perché loro ti sanno dare tanto, veramente tanto. È un cane che ha comunque sia una simbiosi con il proprietario che non finisce più. Veramente una cosa meravigliosa, che si trovano in poche razze. Cioè, conoscendo bene le razze, ho detto, io ho lavorato con parecchi veterinari, questa simbiosi è difficile, è veramente difficile. È un cane molto riflessivo, tantissimo. È veramente un cane particolare ed è giusto per noi che noi lavoriamo su quello. Io l'unica cosa che non voglio avere, dare di presunzione, perché ho detto io sono umile, devo crescere anch'io con tutti quanti, lo faccio solo per amore, perché per il resto non posso dire nulla a nessun delegato, ci sono delegati meravigliosi, assolutamente, non mi permetterei mai, però dobbiamo lavorare tanto, tanto per questa razza. Perché non ci devono essere bracofili da soli. I bracofili da soli non ci devono essere. Questa è È poi la una cosa razza che, come importante. dicevo prima, è molto duttile, sicuramente, è una razza che ragiona parecchio e questo fa sì che nel momento in cui soprattutto le nuove generazioni di bracofili si ritrovano da soli, poi si passa ad altre attività alternative perché il bracco lo consente e quindi poi andiamo a fare, non che sia sbagliato, però se il bracco è nato per la caccia, diciamo, dovrebbe continuare a far caccia o comunque Deve. quantomeno il nostro sport cinofilo non deve essere l'agility, non deve No, essere no. la fly ball, No. dog, queste robe qui. Dovrebbe essere la prova di lavoro che ENCI ci riconosce per cani da ferma e quindi poi. Hai mai visto un segugio che fa agility? No. E allora? Non lo È proprio so, quella la vedo di risposta. tutto fare agility, quindi. Noi dobbiamo, importante far capire che il bracco è un cane meraviglioso, è un cane da caccia e va selezionato per la caccia perché quello è il suo scopo. È il suo scopo, è quello. Perciò dobbiamo lavorare per quello. Ciò non toglie che avendo un carattere come ha, è giusto che alcune persone gli fa da morire piacere, perché ha un carattere meraviglioso anche con i bambini, di avere un cane come dentro casa, e anche quelli là, come ho detto prima, servono perché loro possono portare avanti il bracco nella sua bellezza. E Sì, a quel punto, a livello anche di riproduzione, i cani vanno avanti. anche perché Quella è poi la sono cosa cani che importante. comunicano bene, si fanno capire bene, quindi non c'è alcun tipo di problema assolutamente. È un cane che nel momento in cui lo scegli, poi difficilmente non passi ad altre razze o comunque lo molli, anzi, forse uno tira l'altro. Senti, allora Irene, Assolutamente. inizio a leggere quelli che sono i commenti. Tantissimi saluti da parte un po' di tutti. E poi i saluti li andrai a leggere, diciamo, in forma privata perché rimarranno sotto i commenti della nostra diretta. Voglio leggerti Carolina Pirro che ti scrive: bravissima, bellissima iniziativa. Purtroppo umiltà e aggregazione sono una grande dote. Quindi, insomma, è stata apprezzata quella che è la tua dedizione che stai mettendo all'interno del team. Infatti, dopo ti scrive, il team è molto importante. E va sempre motivato. Stai ricevendo degli ascolti importanti da parte di Chi? Vittorio Merigo che dice: buonasera, sto seguendo Bracco Italiano TV. Quindi, come una cosa, io Sanremo non lo vedo, guardo Bracco Italiano TV. Da Vittorio, voglio dire, è tanta roba. Poi Grazie, grazie tantissimo, veramente. il dottor Grazie. Santolaro che saluta tuo marito, che era Ecco. presente anche lui a guardarti. E poi abbiamo Gabriella Pittaro, ci scrive: buonasera, Ecco. buonasera Irene, ottima iniziativa, condivido in pieno. Viva le donne, i nostri bracchi italiani, brava. Grande Gabriella. Anche perché forse sei l'unica donna, no, ci sono altre donne nelle delegazioni, sì, non sei l'unica, però insomma è importante anche la presenza femminile, insomma, no? Come dice Secondo me sì, giustamente. è importante. Ci vuole, ci vuole. Ci vuole assolutamente la presenza femminile. Sarai la mamma chioccia di tutti i marchigiani. Ecco.
Poi Stefano Montesi ti scrive: Irene, ti ricordo che a Fano si farà a settembre l'esposizione di Ancona, Internazionale di Fabriano e Pesaro, Nazionale di Codma e di Fano. Bravo, vedi che ho dei I collaboratori perfetti, ma lo collaboratori. vedi? Parlano da soli, vedi lui quanto è lui è l'uomo più preciso dell'universo. Bravo Stefano, vedi? I collaboratori servono per darti una mano, sempre e comunque, bravo. Assolutamente, assolutamente. Stefano non se ne perde una, le Però, sa vedi? tutte. Carolina Ma infatti scrive: per brava, quello. brava Irene, condivido tutto, spero che anche le altre delegazioni imparino a collaborare. Grazie. Silvestro Conte, intervento molto apprezzato, chiaro, informativo, convincente. Complimenti Irene. Mazza, oh, grazie. Poi abbiamo, eccolo. Questo è interessante. Renato Bernardini. Brava Irene, organizzate un raduno sul Petrano, cacciatori e non tanto per conoscersi. Ce Sì, ma l'hai in infatti già programma? Che era in programma anche quello. zona Era è in quella del programma. Petrano? Eh? Che zona è quella del Petrano? Sopra Cagli, le Ah, grandissime prove ok, quindi. del Petrano, le famosissime prove del Petrano. E fare un raduno su al Petrano è una cosa meravigliosa ed era una delle idee che infatti già avevo, già volevo prospettare al gruppo Cinofilo di Cagli. Poi Allora, sì, sicuramente saranno. Se ce l'hai in programma dovete farlo, mi raccomando. Allora, piano piano arriviamo. poi Giulia Del Buono, la nostra consigliera Sabi, scrive: Il Sì. mondo è delle donne, grazie per il tuo impegno e per il tuo entusiasmo trascinante. Oh. Vedi, queste sono cose belle perché allora vuol dire che nella mia follia qualcuno mi viene dietro, vedi che la cosa funziona allora. Sì, no, ma non è. Sei sicuramente, sei, questa sera sei stata un ottimo esempio. Meno male, meno male. Io credo in quello che faccio, quella è la cosa importante. Ottavio Mencio ti scrive: Da soli brancolano nel buio. Qui si riferiva, perché l'ho visto prima che l'ha messo, nel momento in cui abbiamo detto, quando hai parlato dei ragazzi Pescara, anche insomma. Quindi. Bravo, vedi pure Ottavio che non devono mai stare da soli, bracofili. Bisogna tenere strette le delegazioni e le persone non bisogna lasciarle da sole. Bisogna trovare, con la volontà si trova tutto. Mi ha dato ragione anche Ottavio, grazie. Con la volontà si trova tutto Messaggio qui. da parte di Rocco Paoli. Ciao Irene, organizziamo presto uno stage per iniziare a dressare i nostri bracchi e tanti tanti saluti. Cioè, Vedi? questi membri sono in trepida attesa proprio, non ce la fanno più, smaniano. Che cosa gli hai Vedi? fatto? Qualcosa però ho trasmesso, vedi che bello. È vero, È non vedono l'ora, sono meraviglioso. tutti molto entusiasti, devo dire. Gianluca Roscini, complimenti per l'entusiasmo che state mettendo nei confronti del nostro amatissimo Bracco. Gabriele Spinucci, questo fa parte della squadra. Confermo la Sì. grinta che sta mettendo Irene per questa delegazione. Siamo orgogliosi di averla con noi. Ma meglio di così, lo vedi? E poi c'è Sandro Di Giuseppe che scrive: Grande iniziativa, ne vorrei sapere di più. Ho sempre avuto 7 irlandesi con nel cuore i bracchi italiani. Oggi ho anche io un bracco di 8 mesi. Ne hai recuperato un altro questa sera, Vedi, Irene. cioè, Non lo hai sapevi, Sandro Di capito? Giuseppe, segnalo. Sandro Se è Di delle Giuseppe, sì. Marche, lo recluti. Aspetta, che ora vediamo. Mettilo in classifica, nella classifica che hai fatto per fare la Coppa delle Marche. Però vedi, tutto questo, se uno lavora bene, riesce ad arrivare piano piano, piano piano. Io tengo in maniera particolare. Sono contenta di una cosa che penso che ho trasmesso veramente la voglia di lavorare insieme, che secondo me è la cosa più importante. La voglia di Irene, essere vedi, ci ha tutti uniti. scritto Sandro, scusa se ti interrompo, lui è di Sì. San Benedetto del Tronto. Ah, vedi? E allora Quindi è dobbiamo assolutamente. marchigiano. Hai fatto l'acquisto questa sera. Grazie Dobbiamo a Bracco Treno trovarlo. TV. Il Perfetto, presidente ci quindi sta guardando, quindi è fondamentale, è fondamentale.
Stupendo, meraviglioso, vedi, vedi come si trovano, perché vedi, questo era un altro bracofilo da solo. Meravigliosa questa cosa, è importante. E quindi Adesso subito. anche noi di Bracodeno TV a questo punto ci sentiamo utili alla causa. Era Certo. l'idea, è venuta appunto per quello. Io ero fermamente convinto che il nostro ricominciare le interviste avrebbe accolto, diciamo, nuovi bracofili. Mi fa piacere sapere che ci stiamo riuscendo, ma Sì. d'altronde, come ti ho detto prima, io ho tutti i ragazzi, forse un po' che sono nella delegazione delle Marche, io li avevo già conosciuti perché tramite Bracodeno TV erano venuti a conoscenza della delegazione e mi avevano chiesto in passato a chi appartenesse, insomma, quella delle Marche, e adesso siete riusciti finalmente a organizzare il gruppo. A creare stiamo tentando di creare qualcosa. Ora finalmente partiremo. Ce n'è un altro, che io avevo dimenticato, ma che effettivamente è marchigiano, il grande Gianluca Moroni, che è uno dei fan di Bracodeno TV, da quando siamo partiti probabilmente. Gianluca, ho avuto l'opportunità di conoscerlo alla Mondiale di Arezzo e si è fatto tutta la batteria dietro di me che facevo le foto, con un grande appassionato Gianluca Moroni. Lui va Lui è. convinto però a prendere il bracco italiano perché mi sa che non ce l'ha ancora, o forse ne ho uno solo, non ricordo. No, ha un bracco italiano, mi pare. Ce l'ha Gianluca? Mi Ok. pare di sì. Se non ce Assolutamente. l'ha, ti darà sicuramente il suo aiuto, il suo supporto, però devi convincerlo a prenderlo. Non c'è problema. Troveremo una soluzione a tutti i costi. Va Per bene, forza. Irene, siamo in conclusione. Qui non c'è nessuna domanda. Questi sono Però tutti vedi, gli sono interventi. contenta perché comunque vuol dire che, come ti ho detto prima, che ho la risposta che il gruppo comunque c'è, perché alcuni erano della delegazione e vuol dire che quest'idea di stare e di lavorare insieme per bene funziona. Soprattutto perché ognuno di loro fa parte della delegazione, ma non è che ha meno peso. Ognuno di loro può intervenire, dare idee, lavorare insieme. Siamo tutti uguali, quella è la cosa più È importante. fondamentale perché soprattutto nel momento in cui si organizza, che sia una prova, che sia un raduno, c'è bisogno di personale. C'è C'è bisogno di tutti. bisogno delle persone che scrivono le carte, c'è bisogno delle persone che montano gli stand piuttosto che i ring, piuttosto che in una prova andare a seminare la selvaggina o accompagnare i partecipanti sul terreno. C'è bisogno di gente. Nel momento in cui tu il gruppo l'hai già predisposto, organizzare un evento diventa uno scherzo. Chiaramente vanno considerati gli imprevisti, magari quel giorno uno lavora, un altro ha dei problemi di famiglia, Certo. eccetera, però nel momento in cui tu hai un gruppo, diciamo che le poche persone che vengono meno quella giornata lì, ne hai altre pronte ad aiutarti. Quindi questo Ma è infatti fondamentale è per l'organizzazione di fondamentale. eventi. È Sì. vero, è vero, è fondamentale, veramente. Poi sono contentissima, abbiamo trovato, vedi, un altro bracofilo. Questo è importante, vedi? Che ci era sfuggito. Se era sfuggito al censimento fatto. Beh, comunque il censimento fatto in un mese, perciò ancora secondo me avremo altri numeri da Ne gestire, usciranno, ma io ti ho sicuro. detto, è una regione che comunque i bracchi italiani ce li ha, Sì, quindi. ci sono, cioè esattamente, in realtà io non pensavo che ce n'erano così tanti, in realtà. E ho scoperto piano piano invece sì, che ce ne sono tanti, ce ne sono tanti in mano, tantissimi cacciatori, ci sono veramente piano piano sto scoprendo grandi Ma secondo me cose. se si va a scavare anche in regioni come l'Abruzzo ci sono, perché comunque le regioni del centro Italia, cioè, la caccia è molto sentita, forse più che al sud o in parti del nord che sono più urbanizzate, perché sono comunque ambienti rurali dove c'è la presenza della montagna, la presenza di boschi, Sì. che quindi poi fanno sì che la caccia si sviluppi automaticamente. Nel momento in cui c'è la caccia, il Molise è un'altra regione dove io so per certo che i tipi di cacciatori di cui parlavi tu prima, i segugisti, ne è pieno di segugi lì, ma ci sono anche cangaferma. Il problema è Sì. che
anche lì non sappiamo insomma quanti effettivamente sono, che poi si possa una regione come il Molise, magari si può aggregare a noi della Puglia, si può aggregare alla Basilicata, Ma infatti in quelle regioni dove io sono dell'idea che magari se ci sono regioni che magari hanno meno persone e meno bracchi, così si possono aggregare insieme. Cioè non, penso che sia la cosa più bella assolutamente, quantomeno per riuscire, capito, a farsi sempre di lavorare per il bracco. Certo. Assolutamente. È arrivata qualche altro questo commento di Andrei Benesh, credo si legga così. Fate gran bel lavoro tutti voi per Bracco Italiano, saluti da Praga, che anche noi seguiamo Bracco Italiano TV. Ma che bello, da Praga ci sei, ma ti rendi conto? Siamo internazionali. Meravigliosa questa cosa, da Praga D'altronde noi ci si era sorprende. pensato, quando siamo partiti, l'utilizzo di YouTube era pensato proprio per i sottotitoli e quindi la traduzione simultanea con il sottotitolo di quella che è la puntata. Poi ho scoperto che dagli olandesi, dal mio amico Wim, ho scoperto che lui, quando andai al raduno del Mezzano, lui seguiva le puntate con Facebook con i sottotitoli tradotti sotto, quindi Vedi? era possibile farlo anche su Facebook, io non lo sapevo. Quindi diciamo che dall'estero anche ci seguono spesso e a me fa tanto piacere. Veramente, è una grande trasmissione, funziona, è bella perché comunque sia noi, ma va bene anche per noi, Ti sei perché divertita stasera? io stasera mi sono divertita, sì, molto. Ma poi mi piace seguire tutti i delegati ogni volta che fa la trasmissione, seguire, sentire cosa dicono, perché come dico sempre, umiltà e tanto da imparare. Eh sì, e li conosciamo soprattutto, che è Assolutamente. l'obiettivo, insomma, fulcro. L'ultimo di Gabriella Pittaro, forza Irene che ce la farai, forza piano piano, bravissima. Quindi una Grazie. carica da parte di Gabriella. Gabriella, è sempre dolcissima, grazie. Allora, Grazie, Irene, noi siamo grazie. giunti al termine. Come ho detto, non sono arrivate domande, sei stata chiarissima, sei stata fortissima. Hai trovato pure la pecorella smarrita questa sera, quindi direi che Fantastico. meglio di così non poteva essere. Quindi io Davvero, assolutamente. Ora dobbiamo solo trovare come rintracciarlo. vabbè, ora su Subito. Facebook vi potete sentire, insomma, gli puoi Ah, scrivere su sicuramente, guarda, Facebook, fatti sentire su Facebook, assolutamente. lo troverai anche nei commenti, insomma. Io Sì. quindi arrivati a questo punto ti saluto. Ti faccio un grosso Io in ti bocca al ringrazio. lupo, con la speranza di vederci presto dal vivo e insomma magari poter partecipare a uno degli eventi che organizzerete nella vostra regione. Assolutamente sì, io ti ringrazio tantissimo e saluto tutti quanti e sono molto contenta che mi hai invitato questa sera. Grazie. Grazie a te, Irene, una buona serata. Ciao ciao. Anche a voi, grazie ancora. Allora, signori, grazie a tutti di essere stati con noi. Spero che la serata di questa sera sia stata formativa. Settimana prossima avremo un nuovo delegato, sempre nella giornata di mercoledì saranno le dirette perché riesco meglio, diciamo, a gestire la giornata di mercoledì. Nulla, un saluto a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!